Ebbene sì, oggi è giunto il momento in cui vi faccio vedere un pochettino i due dissipatori e Yayo che sono andati ad unirsi per creare un custom loop, diciamo, molto molto ghetto style. Ma prima, un po' di riprese fighe. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e come ho detto oggi vi faccio vedere delle cose estremamente Frankenstein ma estremamente fighe. Stiamo parlando di due sistemi di AlphaGul, l'Iceberg Pro Aurora e l'Ice Wolf 2. Cosa sono? Il primo è un dissipatore per la CPU che mi è stato mandato dagli amici di Tripodoshop. Se non conoscete Tripodoshop, è un negozio italiano dal quale anche io ho acquistato, l'avete visto sicuramente nei miei video, che molto spesso ha anche delle ottime offerte su molti articoli per quanto riguarda hardware, tecnologia in generale, eccetera, eccetera. In descrizione c'è comunque un link se volete andare a trovarli. Per quanto riguarda l'Ice Wolf 2, sapete benissimo che nel periodo di Natale ho messo sotto liquido la mia RTX 3080, perché volevo delle temperature migliori per la GPU e soprattutto per le RAM della scheda video. Come ho fatto vedere molte volte, i tubi del waterblock della GPU potevano essere staccati e ricollegati comunque a un altro sistema perché AlphaGul offre questa possibilità appunto di unire due o più AIO che abbiano dei raccordi staccabili e poi avvitabili l'uno con l'altro. Ebbene, alla fine l'ho fatto. C'è da dire che l'Iceberg Pro è un bel dissipatore per la CPU, compatibile con i socket AMD, anche Threadripper, compatibile con i socket di Intel, anche l'LGA 1700. C'è però una piccolissima lamentela che ho verso questo dissipatore, e cioè il sistema di montaggio. Per quanto io sia abituato a montare dissipatori a liquido con pompa ESATEC, quindi con un sistema di montaggio estremamente semplice, e per semplice non intendo stupido, intendo molto efficace perché basta praticamente avvitare delle viti, qui è un po' più complicato perché ci ho messo praticamente mezz'ora solo per montare il waterblock, in quanto l'ho fatto da solo, dovevo in pratica abbracciare il case con una mano dietro, tenere la placca dietro il processore e con l'altra mano ben indovinare i buchi e poi tenerla ferma col polso e poi cominciare ad avvitare. Diciamo che non è stata un'esperienza proprio piacevole, quindi forse dovreste farvi aiutare da qualcuno. A parte ciò, il dissipatore è davvero ben fatto, ha le stesse ventole del dissipatore della GPU e in fatto di temperature della CPU riesce a tenere il mio Ryzen 9 5900X a un massimo di 83 gradi sotto Cinebench, che è la stessa identica temperatura che mi dava il mio Z73 DNZXT, il Kragen, un dissipatore che comunque io ho adorato dal punto di vista costruttivo, dal punto di vista estetico. C'è da dire che però l'Iceberg costa di meno. Quindi davvero tanta roba. Poi pensate che abbia la possibilità di essere unito al dissipatore della GPU, quindi questo è un valore aggiunto. Ma una volta che si uniscono le due periferiche, quali sono le temperature? Partiamo dal presupposto che unendo due radiatori da 360 mm, bene sì, perché vi serve molto spazio per montare questo sistema, la superficie dissipante aumenta la quantità di liquido all'interno del loop e aumenta soprattutto la potenza delle pompe, perché io mi sono sempre lamentato del fatto che la pompa del dissipatore della GPU magari necessitasse di un po' più di potenza. Adesso, dato che ci sono due pompe a muovere, sì, più liquido, ma ce ne sono comunque due, c'è da dire che non riscontro alcun problema, anche mettendo il radiatore in posizioni strane,
le pompe non fanno rumore, quindi tanta tanta roba. Come ho montato il tutto, il dissipatore della GPU è qui, questo è il radiatore della GPU e questo è il radiatore della CPU. Attenzione, io sono certo che probabilmente tra poco cambierò case, perché così non mi piace, sincero. Penso di tornare al mio vecchio PCIe 11 Dynamic di Lian Li e metterò il dissipatore della GPU in basso. Prima che qualcuno cominci a dire, vabbè, però guarda le bolle d'aria, no, il punto più alto del loop sarà sempre questo qui in top. Quindi non vi preoccupate, non ci saranno bolle. O meglio, non ci saranno bolle che daranno fastidio alle varie pompe. Per quanto riguarda le temperature, ha senso fare questa cosa, sì, perché di media entrambi i componenti riescono ad avere 5 gradi in meno. Adesso dipende molto dal caso, perché per farvi capire, su Cinebench R23 con il Ryzen 9 5900X messo tutto quanto in automatico, quindi nello scenario peggiore in cui voi potete lasciare un Ryzen 5000, io ho cappato al massimo a 78.2 gradi su Cinebench con il loop, attenzione. La scheda video invece, se prima con il solo water block riusciva ad arrivare a un massimo di 60-62 gradi, adesso riesce tranquillamente a stare abbondantemente sotto i 60 gradi, riuscendo in alcuni giochi addirittura a stare sui 55 gradi. Sempre giocando questo, scusatemi, poi in 3440x1440, dettagli comunque o competitivi o comunque massimi, voglio dire, è un ottimo risultato questo. Attenzione però a giochi estremamente pesanti ed ottimizzati male. Cito Call of Duty Warzone, questo perché Warzone è l'unico gioco che è riuscito a far salire sia la temperatura della GPU e la temperatura della CPU in maniera tale da riscaldare tutto il loop. Per farvi capire, se la mia CPU su Cinebench, che è un test fatto apposta per stressare al massimo la vostra CPU e spremere tutte le prestazioni, riesce ad arrivare a 78.2 gradi, su Warzone la CPU arriva a 73 gradi. Questo perché? Perché c'è un utilizzo intenso sia di processore sia di scheda video. Quindi suppongo che il liquido si riscaldi, il processore comunque già di suo è già stressato e diciamo c'è questo spike di temperatura. Però la cosa positiva è che succede soltanto in Warzone. In altri giochi, come ho detto, si mantiene comunque il trend dei 5 gradi di media in meno. Un sistema così ha senso? Certo, secondo me sì. Anche perché se vuoi acquistare da solo un dissipatore per la CPU di AlphaCool che sia in grado comunque di unirsi poi a un dissipatore per la GPU, pensate che avete già di per sé un buon dissipatore per la CPU, perché vi ripeto, l'Iceberg Pro va come lo Z73 di NZXT e comunque costa di meno ed è compatibile con tutti i socket al momento disponibili sul mercato. E poi magari in futuro, se sapete che vorrete acquistare un dissipatore per la GPU, beh, sapete che potete unirli, sapete che potete tranquillamente avere temperature in meno e il metodo di unione è di una semplicità inaudita. Sui tubi c'è scritto in e out. Basta unire in con out e avete fatto. Attenzione ovviamente che qualche goccia di liquido uscirà sempre quando andrete a svitare i tubi, quello è normale, è la fisica, purtroppo il liquido risale i tubi, ma il sistema anti-leaking di AlphaCool, c'è da dire, funziona decisamente bene. Vi basterà avere magari qualche foglio di carta assorbente e guardate che non avrete il minimo problema, cioè non è che allagherete la scrivania o la camera. Fidatevi, ho aperto il loop un paio di volte per vedere se ci fossero comunque dei problemi strutturali, se avessi avvitato bene il tutto, mai avuto un singolo problema. Lamentele? Forse una. La rumorosità. Le ventole di AlphaCool, per quanto diano delle ottime prestazioni, sono rumorose. Specialmente io, che ho il PC praticamente qui, saranno 40 centimetri, 50 centimetri, e non ho il vetro davanti, riesco a sentire molto molto bene il rumore quando le ventole appunto cominciano a chiccare, ecco. Il microfono è qui, come potete vedere, e adesso lancio Cinebench Multicore. Guarda, ascoltate più che altro.
Perché succede questo? Dato che tutti e due i loop non hanno un controller per la velocità delle ventole, quindi non posso individualmente creare una curva per il dissipatore della GPU e il dissipatore della CPU, la cosa più logica da fare è impostare entrambi i set da 3 ventole sulla temperatura della CPU, in modo tale che se la temperatura del processore dovesse cominciare a salire, tutte e 6 le ventole cominceranno a girare di conseguenza. Il problema però, come avete sentito, se a un certo punto si lancia un benchmark intenso sulla CPU, beh, praticamente la mia stanza diventa, non lo so, Linate, l'aeroporto di Linate. Ed ecco perché ho deciso di mettermi in contatto di nuovo con Be Quiet e mi è stato chiesto di provare delle ventole da parte loro, delle Lightwing. Io ho spiegato la situazione dicendo sì, ho 2 radiatori da 360. Loro hanno detto tranquillo, ce la vediamo noi. Praticamente mi manderanno 6 ventole con le quali andrò a sostituire queste qui di AlphaGool, ventole RGB ovviamente, così facciamo più FPS, e vediamo se riusciamo ad avere le stesse temperature, magari con una rumorosità minore. Ovviamente farò qualche test un pochettino più specifico e vedremo un attimo come il tutto si comporterà. Raga, che dire, io ringrazio ancora Tripphotoshop per avermi mandato questo dissipatore per la CPU, l'Iceberg Pro Aurora, tanta roba, vi ricordo che in descrizione c'è il loro link. Se volete restare sintonizzati sul canale per non perdervi il prossimo video, in cui credo che vi farò vedere un PC, poi nell'altro ancora vedremo un pochettino come si evolverà la situazione Frankenstein Loop, e cercheremo di dare un nome a questa build, perché questa build all'inizio era Shiny Blizzard, poi è diventata Shiny Storm, poi non ricordo, forse Shiny Waterfall, vedremo un attimo come la chiameremo stavolta. E nulla, spero che le ventole di Be Quiet possano un attimo aiutarmi con questo piccolo problema, ma abbastanza rumoroso. Grazie mille e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Fate i bravi. Ciao ciao belli. Ciao.